Science, Cold Blooded Killer, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato, e abbiamo al telefono la nostra prima libraia ospite di oggi, che è Sara della libreria Cappuccetto Giallo di Biella. Buongiorno Sara. Benvenuta. Grazie, eccoci. Grazie a tutti per l'invito e sono molto contenta di essere qui con voi e molto emozionata soprattutto. Allora, l'emozione, guarda, puoi stare molto serena perché sarà sicuramente una chiacchierata come tutte le volte, insomma, alla fine poi ci troviamo veramente come se stessimo al bar. Perfetto, noi abbiamo anche il bar dentro la libreria. Benissimo, quindi direi che l'atmosfera è quella di casa. Quindi. Calcolo che sono in pantaloncini da casa. Sì, esatto, più o meno è in pantaloncini, sì, non se ne è in casa, ma siamo in pantaloncini visto il clima romano. Com'è ok, Biella? Allora lo spirito direi sì, che sì. Lo com'è a Biella questa giornata? Sempre caldo in anche realtà lì? È una giornata fantastica perché questa notte abbiamo avuto dei temporali incredibili, grandi in evento, e quindi c'è un clima idilliaco, credo 22-23 gradi, che sta bello. Benissimo al sole, non fa caldo. Comunque questa cosa che quest'estate tutti appena dicono ha piovuto tutti gioiscono è veramente... Esatto, beh ma noi poi cioè, non abbiamo alternative essendo una delle zone più piovose d'Italia, quindi... Ah ok, vabbè. Quindi però... succede... Siamo comunque durante quest'estate chiunque si lamenti della pioggia è pazzo, esatto, verrà fatto a pezzi, esatto. Quindi benvenga che abbia piovuto stanotte. Allora, raccontami un po' di Cappuccetto Giallo. Allora, Cappuccetto Giallo è una libreria, ma non solo, è nata il 25 maggio del 2013, quindi ormai iniziamo a essere un po' vecchiette. E tra qualche mese festeggeremo i nostri primi 10 anni. Mm-hmm. Siamo nate come una libreria per l'infanzia, ma in realtà la libreria è il cuore di un progetto un po' più grande, perché oltre ai libri abbiamo i giocattoli, abbiamo appunto, come vi accennavo prima, un vero e proprio bar. Mm-hmm. Dentro, diciamo in mezzo agli scaffali. E poi abbiamo una zona separata in cui facciamo di tutto, laboratori, feste di compleanno, in questo momento c'è il centro estivo, okay. Attività per adulti, attività per bambini, corsi di inglese, quindi dentro il nome Cappuccetto Giallo ci sono tante sfaccettature diverse. Ce n'è. Poi diciamo che abbiamo provato a cambiare un po' la nostra modalità di lavoro da quando è arrivata la pandemia, abbiamo fatto un po' di esperimenti e da essere solo una libreria per bambini siamo diventati una libreria per bambini con un bello scaffale anche per adulti. Perché diciamo durante il periodo natalizio del 2020, quindi quando eravamo tutti, non sapevamo che cosa sarebbe successo di noi tutti, né come commercianti né come comunità, mi ha detto facciamo questo esperimento, è andato talmente bene che abbiamo espanso il settore adulti in un modo che per noi era del tutto impensabile all'inizio. Vedi, quindi abbiamo cercato di trarre una buona esperienza da un momento che è stato molto difficile per tutti, soprattutto per le attività come la nostra che vivevano proprio di assembramenti, perché noi eravamo le regine del caos, bambini dappertutto, feste appunto con bambini da una parte, genitori al bar, il dehors fuori, certo. Aperitivi, attività anche con i bambini molto piccoli, perché noi lavoriamo anche con i bimbi sotto l'anno, quindi fate nati caos. Per leggere, fate queste anche Anche, ma facciamo proprio tante attività manuali per i bimbi piccoli. Bello. Le cose infestanti che a casa si fa fatica a fare perché poi tocca pulire. Esatto, quindi, così pulite voi. Quindi le famiglie, esatto. Una buona idea. Siamo un'impresa microscopica perché siamo solo in due e tutta femminile e familiare perché siamo cognate. Quindi benissimo. Proprio quelle imprese di una volta. Ok. Esatto. Senti, invece le scelte, allora a questo punto immagino che rispecchieranno sia l'originale vostra direzione giovanile che anche quella adulta. Ci sarà esatto. Un mix. Ok, vai. Esattamente. Allora, la prima nonché incontrastata e dominante vendita di questo periodo è legato a un libro del nostro ormai carissimo amico che si chiama Daniele Di Castro ed è, posso dire, senza nessun dubbio, credo uno dei migliori autori che ci sono per ragazzi dalla fascia delle medie in su, con cui abbiamo appena presentato da 2 settimane in biblioteca qua a Biella il suo nuovo libro che si chiama Il manuale degli anticompiti ed è stato un successo straordinario di pubblico, di vendita, è pubblicato dal Battello a Vapore. Mm-hmm. E serve proprio per tutti quei non più bambini ma quasi ragazzini che finiscono a scuola primaria e si affacciano al mondo delle scuole medie. Okay. Quindi siccome in questa estate di passaggio non sempre c'è il libro delle vacanze ma magari mamma e papà vogliono che tu combini qualcosa, mm-hmm.
invece di fare dei libri magari un po' noiosi di compitini, ripassi, Daniela ha studiato 100 attività che puoi fare per mantenere la tua mente fresca in arrivo, cioè nell'ottica dell'arrivo delle scuole. Bello, accidenti, utilissima questa cosa, molto. Questo è, diciamo, il fratello gemello di un altro libro che è stato pubblicato sempre in questo periodo lo scorso anno, che si chiama Prima di andare alle medie, che aveva una struttura simile, quindi è sempre dedicata al passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, e anche quello aveva avuto un successo incredibile, tant'è vero che nel giro di un anno era già finito nella collana dell'economica della Rizzoli, una cosa che di questi tempi si vede difficilmente con i libri per ragazzi. Certo. Quindi questo batte tutti in questo momento, anche per il legame molto forte che noi abbiamo con questo scrittore, che ormai non è più un collega di lavoro, ma è diventato un membro della famiglia. Ok. Gli anticompiti delle vacanze, Daniele di Nicastro. Esatto. Secondo posto? Secondo posto, ne abbiamo scelto solo uno perché non potevamo dirvi che noi vendiamo tutto del loro catalogo, sia da adulti che da bambini, ed è un libro pubblicato da Ippocampo, che è il nostro editore del cuore, proprio re indiscusso delle nostre vendite e re indiscusso del nostro cuore di libraie, sia per i libri che per le persone. E abbiamo scelto il libro che in questo momento stiamo vendendo di più, che è La vita segreta delle conchiglie, che è una novità di quest'anno, uscita circa un mese fa, e racconta un aspetto del mare che di solito non viene mai trattato dai libri sul mare. Cioè tutto quello che noi non sappiamo negli adulti, nei bambini, sulle conchiglie. Bello. Quindi come sono fatte, come funzionano, come arrivano, il perché non dobbiamo portarle a casa. Quindi è un libro profondamente innovativo, perché fa divulgazione scientifica in un modo in cui non può mancarti la voglia di leggere la divulgazione scientifica anche se ami leggere solo la narrativa. È talmente interessante che, come tutti i libri di Ippocampo, che poi sono bellissimi, è proprio infallibile. Avrei un bambino di 70 anni a cui regalarlo. Sì. Esatto, perfetto. Ma devo dire che noi qua abbiamo dei buoni riscontri su questo tipo di libri, anche di adulti che se li regalano o se li autoregalano. Certo. Proprio perché appunto magari sono appassionati di mare, però sulle conchiglie effettivamente non c'è mai stato niente nel panorama dell'editoria italiana. Quindi è un libro fatto veramente bene. Conquistato tutto, ci ha fatto vedere una volta, nessuno ha mai detto no, non lo compro. Terzo posto, siccome abbiamo detto che ci siamo un po' convertite anche all'editoria per adulti, un libro per adulti e soprattutto un libro che assomiglia a me e a Francesca, che è la mia socia, che siamo due grandi appassionate di cucina, sia sul fronte dei fornelli sia sul fronte di mettere le gambe sotto il tavolo. Ne abbiamo scelto uno per diciamo caratterizzare una sezione che da noi è sempre molto fornita, che è quella della cucina, e abbiamo scelto i gelatini pubblicati da Gribaudo. Okay. E le autrici sono Stella Bellomo e Verdiana Ramina, che sono due nutrizioniste. Esatto, Verdiana è una nutrizionista, invece Stella si occupa proprio di comunicazione e di cucina. Sì. E ci piacciono tantissimo le modalità che loro scelgono per comunicare tutto quello che fanno, adoriamo il modo in cui utilizzano i social e quindi abbiamo scelto loro come esempio di come si può avere in una libreria che non dovrebbe avere libri per adulti una bella fetta di libri sulla cucina, e devo dire che i nostri clienti hanno apprezzato tantissimo. Che poi questo vale anche per i bambini, insomma, perché alla fine perché poi riceviamo foto o testimonianze dei bambini dicendo: sai che ieri la mamma mi ha fatto il gelato per merenda con il libro che ha comprato qua da te. Quindi il circolo è virtuoso. Certo. Quarto posto. Quarto posto, abbiamo scelto un long seller, come si dice in editoria, quindi un titolo non nuovo, ma che per noi rientra sempre su base annuale, direi, nella top 10 delle vendite da tanti anni, ed è di un editore molto piccolo e indipendente a cui noi siamo affezionatissime, perché sta sui nostri scaffali dal primo giorno in cui abbiamo aperto. Il titolo si chiama Spino, il libro si chiama Spino ed è pubblicato da Camelo Zampa. È la storia di questo piccolo mostriciattolo che sembra un po' cattivo, appunto molto spinoso,
e quindi si sente di potersi comportare in maniera non molto gentile con le altre persone, con i suoi amici, con gli abitanti del bosco, finché un giorno si alza e scopre che tutte le sue spine stanno cadendo e quindi si deve comportare in una maniera diversa, perché non è più minaccioso. E scopre che a comportarsi bene, essere gentile, essere affabile, essere accogliente, in realtà si vive meglio. Bene, ok. Di Ilaria Guarducci, giusto? Ilaria Guarducci. Quinto posto. Ah, no, vai, giusto per sì. Come dire, rimettere sempre in circolo le informazioni di prima, è come noi una grande appassionata di cucina. Okay. E credo anche che abbia fatto la pasticcera nella sua vita, quindi... Bene. Alla fine il cibo torna sempre. Torna sempre. Quinto posto? Quinto posto, tutti i volumi, ma scegliamo così per onore di cronaca, l'ultimo, pubblicati dalla Tunue con i protagonisti Pera Toons. Ah. Quindi abbiamo scelto Giochi e risate, perché è proprio l'ultimo, uscito da qualche settimana, e un po' perché sono i libri preferiti della nostra bambina di famiglia, cioè di mia nipote, nonché figlia della mia collega, e poi perché sono proprio l'esempio dei libri che a volte gli adulti non capiscono, ma che i bambini adorano. È vero, anche noi abbiamo un esempio molto vicino di... Io. No, non sei tu, però insomma di bambina che ama Pera Toons e Sio anche, per esempio, insomma quel genere là. Esatto, lì ci vogliono, per vendere un libro di Pera Toons, se non conosci Pera Toons, ci vuole un adulto che si fida di chi glielo sta proponendo. Esatto. Devo dire che... i bambini di qualsiasi età, quindi già bambini piccoli che stanno iniziando a leggere lo stampatello, ancora ragazzi delle medie, nessuno è mai tornato dicendo non mi è piaciuto un libro di Pera Toons, quindi... E poi ci piaceva chiudere questo elenco con un libro di un editore che fosse promosso da NV e che partecipasse a Libri da Sport, visto che questo invito ci è arrivato giusto, da quel fronte. Giusto, che insomma ringraziamo sempre per questo contatto anche con le librerie indipendenti. Esatto. Non dimentichiamo mai quanto è importante trovare questi titoli un po' trappola, sia per il lettore grande che il lettore piccolo, perché Pera Toons immagino faccia leggere molto di più di altri libri proprio nell'atto del leggere. Sì, certo, no, permette sicuramente di essere proprio inclusivo a 360 gradi, continuo a sbagliare questo cosa, perché insomma poi piace a tutti e da lì poi uno fa i passaggi, cioè sì. Ragazzini, esatto. Il ragazzino poi passa anche ad altre cose. Diventa il gancio per... Sì. Far appassionare la lettura a ragazzi che magari invece hanno sempre ricevuto o dagli input della famiglia o, devo dire con grande dispiacere, anche dalla scuola, sì. Dei titoli molto molto seri o magari non tanto attuali, e lo vediamo dalle liste degli elenchi dei libri per l'estate. Mm. Alcune volte ci arrivano dei libri che abbiamo letto noi, che non siamo più delle bambine, e quando andavamo alle scuole elementari, sono passati più di 30 anni, quindi per fortuna l'editoria si è evoluta anche, certo. Esatto. Assolutamente. Grazie mille, grazie, Sara, grazie. Libreria Cappuccetto Giallo di Biella. La vostra scelta musicale è Dancing Queen degli ABBA. Come mai l'avete scelta? Allora, intanto perché, appunto, sì, come vi ho raccontato all'inizio, qua è il regno del caos, quindi ogni occasione è buona per ballare, fare feste, e quindi l'abbiamo utilizzata tante volte in occasioni così di intrattenimento. Okay. E poi perché è stato molto difficile trovare un solo brano che ci rappresentasse, perché io e Francesca abbiamo dei gusti musicali che più estremi non si può, mm-hmm, e quindi abbiamo voluto trovare qualcosa che rappresentasse tutti, non solo noi. Ok, super visto partes. Che Dancing Queen, esatto, è stata votata la canzone più queer della storia, e a noi il tema della parità di genere onnicomprensiva sta tantissimo a cuore. Okay. E abbiamo avuto delle esperienze molto positive in libreria, anche con l'alternanza scuola-lavoro abbiamo avuto con noi un ragazzo che sta attraversando un percorso di transizione di genere legato alla sua situazione di disforia di genere. Per noi è stato veramente così arricchente che non potremmo pensare di escludere qualcuno nella scelta della nostra canzone. Certo. E quindi abbiamo detto Dancing Queen sia. Grazie mille Sara, a presto. Ciao. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, ciao. Ciao.
Dancing Queen, questi erano gli ABBA, la scelta musicale della nostra libraia Sara della libreria Cappuccetto Giallo di Biella, mentre adesso abbiamo al telefono, sempre per lo spazio nato in collaborazione con Libri da Sport e dedicato alle librerie indipendenti, Mary della, della libreria I Libri di Mary di San Pancrazio Parma. Buongiorno Mary. Ciao a tutti. Mary, tu sei già di casa in realtà, non so se lo sai, forse lo sai, immagino che tu lo sappia, noi abbiamo degli ascoltatori, anzi un ascoltatore fedelissimo di Parma, che è anche un tuo cliente, che viene a comprare libri da te, che è Fabrizio, che già ci ha detto, io sono felicissimo che oggi ci sia Mary da voi. Sì, è sempre gentilissimo, devo dire che cioè io ho aperto da poco, da 2 anni, in pieno Covid, e però insomma i miei clienti insomma mi supportano, ecco. Bene, bene. Anche i tuoi clienti ci supportano. Ci supportano pure a noi, nel senso che comunque la Radio Elettrica è una realtà libera e totalmente autoprodotta, diciamo, e quindi insomma ogni ascoltatore che decide di seguirci per noi è veramente una è preziosissimo. E, allora, raccontaci un po' com'è nato questa recente nascita dei Libri di Mary in un momento anche complicato, insomma. Sì, è un momento complicato, ma comunque lavorativamente venivo da momenti complicati, perché comunque negli ultimi 10 anni ho cambiato diversi posti di lavoro, non trovando mai la cosa che mi piaceva veramente. Okay. E quindi a un certo punto, siccome ormai sono grande, ho 57 anni, ho deciso di fare qualcosa che mi piacesse, diciamo di tornare un po' a casa, perché io ho avuto un'altra attività di questo genere tantissimi anni fa. Ero una ragazza e niente, mi era piaciuto tanto, poi vabbè, problemi di famiglia così mi ero trasferita e quindi ho deciso di vedere se riuscivo a riaprire la mia libreria. Ok. E ce l'ho fatta. Quindi sei anche ritornata a Parma? Cioè nel senso... Prima abitavo in montagna, abito qua da ormai una ventina d'anni e sono nella periferia ovest di Parma. Okay. Qui è una zona dove non c'era una libreria, non c'era, insomma diciamo che è una zona un po' di passaggio e mi piaceva comunque l'idea di creare una libreria di vicinato, no? La mia è una piccola libreria, però un negozio proprio di vicinato, diciamo per la mia comunità. Mi sembra di essere anche un po' utile, no? Certo, assolutamente sì. Ci sono posti dove non ci sono, cioè le librerie fanno veramente, noi lo diciamo sempre, un lavoro di presidio culturale gigantesco. Ora magari Parma comunque è una città viva, movimentata, però ci sono anche un sacco di posti dove la libreria è l'unico luogo anche di aggregazione per chilometri, quindi insomma è importante. Sì, qua siamo sulla via Mille Ovest, da qua fino, diciamo, fino a Fidenza non c'è nessun altro negozio di libri, ogni volta che avevo voglia così di comprare un libro dovevo comunque spostarmi, anche per insomma comprare dei libri per i bambini oppure da regalare eccetera. E niente, mi sono sempre detta che comunque qua ci sarebbe stato bello. Ci voleva. Certo. E insomma, mi sembra anche un po' di valorizzare anche un pochettino la zona e comunque vabbè, è una cosa che mi piace. È una libreria di varia la tua, no? C'è un po' di tutto? Sì, però è piccola, eh. Diciamo che comunque principalmente ci sono anche libri per bambini e ragazzi, perché comunque vengono le famiglie, vengono le mamme. Però c'ho un po' di varia, anche libri per adulti, perché comunque a me il libro piace. C'è un po' di cartoleria, cioè è proprio un negozio un po' di vicinato, però il core business è quello della libreria, cioè del libro, ecco, l'articolo più importante. Ok. Quali sono a questo punto le tue scelte? Allora, io ho portato un libro della Sellerio che ho letto l'anno scorso, Una vita come tante. Bellissimo. Tanti lo conoscono, eccetera, però sì, mi è entrato proprio nel cuore, quindi volevo comunque proporlo anch'io. È un libro proprio che ti prende e si impadronisce un po' di te, perché poi non vedi
non vedi l'ora di avere tempo per leggerlo, per vedere cosa succede. Cioè, è un libro proprio che ti commuove, ti fa sì, non vedi l'ora di prendere l'ennesima bastonata, in realtà, nel senso che la storia cioè, ogni volta dice, orca miseria, ma di nuovo, può sì. succedere di peggio? Sì, può succedere di peggio, sì. però è bellissimo. Beh, la vita. È stupendo. Sì, però, d'accordo. Nello stesso tempo, apre comunque anche molto il cuore, sì, io sì, penso. Sì, sì. Sì, sì, assolutamente. E quindi niente, è un libro sempre che viene sempre fuori nei discorsi, eccetera, e quindi vabbè, volevo portarlo anch'io. Ok. Poi, seconda scelta? Poi io penso quello di Lorenzo Marone, Le madri non dormono mai. Ok. Che è nuovo, insomma, recente, sto vendendo abbastanza, l'ho letto, mi piace, devo dire la verità che io prediligo leggere storie dove ci sono protagoniste le donne, okay. Va sempre a finire che poi alla fine preferisco leggere di donne e magari e anche qua insomma le protagoniste sono delle mamme che sono in questo istituto a custodia attenuata, cioè in carcere però in custodia attenuata perché hanno con sé i bambini che non possono comunque stare da soli, non sanno dove altro stare, ecco. Certo. Protagonista è questo bambino che è Diego, che poi a 10 anni dovrà lasciare diciamo l'istituto e tutto sommato, insomma, l'istituto è più sicuro della vita fuori, ecco. Mm-hmm. Ok. Terzo posto. Allora, terzo posto, I miei stupidi intenti di Zannoni. Mm-hmm. Edito da Sellerio, non so se lo conoscete, comunque questo qua è un libro, ma è in selezione Premio Campiello, mm-hmm. È un libro comunque che io ho letto l'anno scorso e mi è piaciuto tantissimo, l'autore è un autore in realtà giovane, esordiente, ed è la storia, insomma la vita di una faina, una faina che racconta di sé, diciamo. Gli animali diciamo che sono un po' umanizzati, no? Mangiano nei piatti, insomma conducono una vita che sembra umanizzata, in realtà poi dopo comunque hanno a che fare con la vita, cioè la sopravvivenza, okay. Che è nella natura è molto dura, è spietata, è molto bello. Beh, esordire con Sellerio, insomma, non è che deve essere una cosa neanche infatti. Facile, quindi ecco, evidentemente è un onore al merito, sì. Quarto posto? Allora, quarto posto ho messo il Premio Strega, Niente di vero, di Veronica Di Raimo. A me è piaciuto, anche qua la protagonista è una donna, è una ragazza, una giovane donna. Diciamo che poi a me piace anche leggere di storie dove c'è un po' di lotta delle donne, del femminismo, eccetera. E qua non è una lotta, ma è il racconto di vita, diciamo, perché poi lei parla di lei, di se stessa. Sì, parla di lei e comunque, insomma, anche qua viene fuori l'aspetto che comunque lei, diciamo, rispetto al fratello che è maschio, sì. Insomma, la sua vita comunque, cioè, anche in famiglia è trattata in modo diverso, eccetera. Quindi viene un po' fuori anche qua l'aspetto diciamo del ruolo della disuguaglianza, mm-hmm. No? Maschi e femmine, certo. Che comunque c'è sempre, certo. Non quinto, è mai paritario. Quinto posto? Ho preso un libro di Gabriele Romagnoli, Solo mm-hmm. bagaglio a mano, un libro vecchio del 2017 e, in realtà lo vendo pochissimo perché diciamo che più che altro vendo le novità, ecco, mi mm-hmm. vengono richieste le novità. Questo libro però è un libricino della Feltrinelli, molto bello, e parla praticamente dell'essenziale, nel senso che solo bagaglio a mano perché tiriamoci via tutto il superfluo e teniamo l'essenziale. All'inizio c'è un esperimento che viene fatto in Corea, lui, il protagonista, è sottoposto a questo esperimento, si trova in questa, come se fosse morto, diciamo, in questa cassa che dovrebbe essere la sua bara, vestito soltanto di una camicia senza tasche, perché comunque niente ci possiamo portare certo. Dietro. Certo. È molto bello e secondo me in questo momento, guarda, dovremmo leggerlo tutti, perché alla fine perdere, anziché arricchirci, togliere ci rende sicuramente più liberi. Certo.
Sì, questo insegna anche rispetto a quello che dicevi all'inizio, no? Del, insomma, prima di parlare del libro, il fatto che lo vendo pochissimo, però che ogni tanto, come diciamo modus operandi, entrate nelle librerie indipendenti e chiedete anche ai librai, alle libraie, cioè non, insomma, perché a volte escono fuori delle cose a cui loro tengono che insomma non è detto che siano uscite recenti e magari invece voi scoprite, vi si apre un universo, quindi questo io lo consiglio sempre, cioè, parlate sì. con i librai. Tra l'altro questo è un libro che mi aveva consigliato mio figlio, per dire. Vedi? Ma è piccolissimo, sono 85 pagine, okay. ma è un condensato. Sì, che cioè, quando finisci di leggerlo ti senti veramente più leggero e vuoi essere veramente più leggero. Certo. Grazie mille Mary, grazie i libri voi. Di Mary, San Pancrazio Parma. E tu hai scelto come brano Scirocco di Francesco Guccini, come mai? Sì, anche questo qua è datatissimo. A parte che l'album si intitolava Signora Bovary, quindi sì. sai, Madame Bovary, eccetera, bello, mi sembrava bello l'aggancio letterario. E poi questo pezzo che all'epoca mi piaceva tantissimo, avevo l'LP, ha una musica stupenda perché è una milonga e le parole alla fine è un po' come leggere un libro perché comunque è un come se fosse un romanzo d'amore, ecco, un amore un po' contrastato, insomma. Beh, Guccini è un po' questa scrittura da libro, no? Queste... Sì, è vero. E poi adesso non si sente mai, no? Un po' di nicchie, quindi ho detto, cioè mi sono fatta questo regalo, ho detto ma provo a chiederlo. Certo, certo, qua puoi chiedere tutto, insomma, parti da questo presupposto che noi passiamo tutto quello che ci viene in mente, non abbiamo problemi. Grazie mille Mary. Grazie, è stato un vero piacere. A presto. Ciao a ciao, tutti. Ciao.